Di nuovo una coalizione di centrosinistra con il PD? No grazie. Il rifiuto arriva da Sinistra per Pietrasanta, il gruppo politico che riunisce il PC e Rifondazione Comunista, che ha deciso di correre da solo in vista delle elezioni anticipate della primavera 2018. Lo spiega una nota firmata dal direttivo e dal capogruppo del Consiglio Comunale uscente Pietro Lazzarini, una lista che valse il 7% e quasi 900 voti alle scorse elezioni, quando si presentò a sostegno di Rossano Forassiepi del PD. Obiettivo: tornare a governare, riunendo tutte le forze della sinistra antifasciste che hanno sostenuto il no al referendum costituzionale. Tutti tranne l'ex alleato, il PD, con cui avevano amministrato per 5 anni. Un partito, è il duro commento della sinistra, che in questi anni alla guida del paese ha espresso nei fatti politiche regressive e di destra, con l'attacco ai diritti dei lavoratori, alla scuola pubblica, al welfare. Vedremo come il PD reagirà a questa frattura in vista delle elezioni. Intanto proseguono gli incontri del neo commissario prefettizio Giuseppe Priolo con i gruppi politici. Nelle ultime ore è toccato ad Alberto Giovannetti, ex capogruppo della maggioranza di Massimo Mallegni. Abbiamo parlato di tutte le delibere che noi abbiamo lasciato e approvato in queste ultime settimane. L'impegno da parte sua è stato quello di confermarle e portarle avanti per quanto riguarda il museo, la sicurezza, per quanto riguarda l'ambiente, tematiche che sono l'urbanistica, l'edilizia e la riorganizzazione anche degli uffici. Spero e sono convinto che nei prossimi giorni ci saranno evidenti risultati rispetto a quello che ci siamo detto.